Essere qui siamo molto felici, vi vediamo anche numerosi, quindi vi ringraziamo per esserci. Vedo tanti colleghi e questo mi fa molto piacere perché il nostro è un mestiere sempre di corsa e per strada e invece poi fanno la storia, però poi si dimenticano. Allora, intanto volevamo mandare un filmato del presidente della Commissione Cultura, Federico Mollicone, se possibile. Poi abbiamo qui Davide Desario, direttore di ADN Cronos, che ci parlerà un po' della fotografia vista dalla strada e dalla redazione. Abbiamo Alessandro Amorese, deputato che ci ha aiutato moltissimo, sempre della Commissione Cultura che ci ha aiutato moltissimo per questo evento. Quando è pronto il filmato me lo dite. Intanto abbiamo alla sinistra Marco Geppetti, figlio di Marcello Geppetti, non ha bisogno di presentazione. Alla mia destra Maurizio Piccirilli, giornalista, fotografo del Tempo, con foto particolari, tra cui quella di Aldo Moro del ritrovamento nell'Areno 6. Abbiamo Marco Ravagli, che è l'altro socio dell'associazione, che non vedo. Ah, eccolo laggiù, figlio di Piero Ravagli, un altro storico fotografo e detentore dell'archivio Ravagli. Quindi, se possiamo partire, se no vado avanti. È pronto? Via. Ok, allora andiamo avanti. Allora do la parola al direttore che deve fuggire per lavori facendo 6.000 cose al secondo. Allora, innanzitutto buongiorno a tutte e a tutti, grazie di essere venuti, sono molto onorato di essere qui oggi, perché ho fatto tutta una lunga carriera, iniziata diciamo nell'89, ma seriamente nel 95, come cronista per oltre 25 anni al Messaggero, per poi diventare il responsabile del sito internet del Messaggero, poi il direttore della Free Press Leggo e oggi direttore della grande agenzia di stampa ADN Cronos. Quella della fotografia è un mio grande cruccio. Io credo che nel nostro paese, in particolare, la fotografia sia sottovalutata, il lavoro dei fotografi sia ampiamente sottovalutato, tranne che poi la storia dice il contrario, perché poi la storia non si ricorda tanto degli articoli dei giornalisti, la storia si ricorda delle foto che fanno i fotografi. E paradossalmente, oggi più che mai, grazie e per colpa della tecnologia. Perché dico grazie e per colpa? Grazie perché una volta si diceva che i lettori non leggevano gli articoli, ma leggevano solo i titoli. Oggi, per colpa di questi maledetti apparecchi, non leggono neanche più i titoli. Scorrono velocemente e si fermano quando la foto li attrae, li colpisce. Quindi è ancora più importante la fotografia. Peccato che in troppi, probabilmente facendosi dominare soltanto da una politica miope del risparmio, pensano che le fotografie si possano fare al volo con questi apparecchi e che li possa fare chiunque. Il passante, il famoso giornalismo dei cittadini, non è così. Le fotografie, quelle importanti, quelle vere, nel 99,9% dei casi le fanno giornalisti professionisti, fotografi professionisti. E cambia tutto. E ve lo dico anche guardando i dati del web. Se noi guardiamo i dati del web, nella maggior parte dei casi le notizie che vengono lette di più, che si indicizzano di più nei famosi e maledetti motori di ricerca, sono, guarda caso, quelle che hanno una buona fotografia. Una notizia anche banale di un incidente stradale, ad esempio, data con una foto qualunque, diciamo, di un'ambulanza, di una macchina di soccorso, viaggia con determinate letture. Nel momento in cui noi mettiamo una fotografia reale, concreta, che può essere o proprio l'immagine dell'impatto dell'incidente o della vittima, ha
immediatamente una attenzione diversa. Io ho avuto la fortuna nella mia carriera di lavorare a fianco di grandissimi giornalisti e grandissimi fotogiornalisti. Io li chiamo giornalisti perché per me è soltanto una declinazione diversa del raccontare le cose che avvengono. Qualcuno ci prova con la parola, qualcuno con la telecamera e qualcuno con la fotografia. Io li chiamo giornalisti, ho avuto la fortuna e mi hanno insegnato tantissimo, e soltanto un lavoro di coppia, di squadra fatto insieme ha portato dei grandissimi risultati. Mi vengono in mente Rino Barillari del Messaggero, mi viene in mente, anche se dall'altra parte era un concorrente, Maurizio. Mi viene in mente Mino Ippoliti, un fotografo di Ostia, mi vengono in mente quante volte ho incontrato per strada Luciano Di Bacco, che non c'è più, e secondo me dovremmo fargli un grande applauso in questo momento. Perché poi c'è un'altra cosa, che oggi i fotografi professionisti sono gli unici che fanno veramente il lavoro. Oggi le redazioni sono ampiamente depauperate nei giornali, quindi i giornalisti della carta stampata o del web stanno incollati a una scrivania. E che cosa fanno? Mandano i fotografi. Vai a vedere quella cosa. E poi alla fine tutto il lavoro lo fanno loro. È il fotografo che arriva per strada che fa l'immagine, che trova al volo il numero di telefono magari di un parente della vittima, che raccoglie il numero di telefono di un testimone, che prende contatti con le forze dell'ordine o con chi ha gestito l'evento. Grazie. Poi gira tutto. Amorese per l'invito. Eccolo. Gira tutto quanto alla redazione. E la redazione, i fondatori dell'associazione, dalla scrivania fa il lavoro, ma il vero, ormai sulla strada, le vere notizie le trovano i fotografi. Tante presentazioni. Chiudo perché non voglio dilungarmi troppo e annoiarvi, però io vi dico che è quanto mai necessario porre l'attenzione sul mondo della fotografia nel nostro paese. È un'arte e una professione che va assolutamente tutelata, e se qualcuno non ci crede, portatelo a vedere, non lo so, l'archivio Riccardi. Dico il suo perché io ci sono stato, non per una, perché è qui accanto a me, perché io forse 6 anni fa ci sono stato. È un'esperienza che, permettetemi, qualcuno magari storcerà il naso, ma ti dà le stesse emozioni della Cappella Sistina, perché tu entri e resti, cioè quando andate a vedere una mostra, io sono andato al Maxi a vedere la mostra di Rino Barillari con tutta una serie di fotografie, alcune molto importanti, alcune sembrano banali, ma la fotografia degli anni 70 del ragazzo con la siringa che si sta iniettando le prime dosi di droga che giravano facilmente a Roma, morto, addirittura seduto sul suo motorino, è rimasto morto così, racconta di quell'Italia molto più di tanti articoli e di tante altre cose. E ancora, io da un anno sono stato chiamato a dirigere la DN Kronos, che è una grande agenzia di stampa, e alla fine ne abbiamo fatte tante, ne hanno fatte tante in 59 anni di storia. Io quest'anno ho provato a fare la mia parte, ma una delle cose più importanti che resta e che sarà della DN Kronos è la foto della mano di Ali Agha mentre spara a Giovanni Paolo II, più o meno 40 anni fa, 81, 43 anni fa. Questo è quello che è la fotografia. Questo noi non possiamo perderlo, non possiamo lasciare che tutto venga sorpassato da un telefonino che fa la foto, che poi la aggiusti al volo, la modifichi, la filtri, e non è più la verità. Non possiamo permettercelo, quindi ben venga questa associazione, ci ho tenuto ad esserci. Maurizio non ci credeva, ogni tanto diceva, ma sei sicuro che vieni? Sì, fino a 10 minuti fa, purtroppo sono arrivato tardi perché insomma
i taxi di Roma ogni tanto perdono la strada e quindi credo sia davvero, davvero importante ed è importante che anche la politica sia vicino a questa cosa. È un tema che dobbiamo affrontare tutti insieme e che tutti insieme dobbiamo sensibilizzare chiunque, perché, ripeto, è quello veramente che resta dei nostri anni. Grazie a tutti. Grazie a Davide Desario per le bellissime parole. Non è che non gli credevo, è che vedevo contemporaneamente che era in 30 luoghi diversi, quindi era difficile. Allora, darei, se è pronto, il filmato, il via per il filmato. Ringrazio il collega Morese per l'invito e i fondatori dell'associazione Identità Fotografiche per aver svolto questo significativo passo. Mi dispiace non essere presente a questa importante presentazione, ma proprio in qualità di Presidente della Commissione Cultura della Camera, contemporaneamente, proprio oggi, interverrò alla cerimonia istituzionale del premio Driving Energy 2024 organizzato da Terna, una nuova e vitale operazione culturale di valorizzazione della fotografia e dei fotografi emergenti nella scena contemporanea italiana. La fotografia cattura gli aspetti della quotidianità e li trasforma in nuovi significati. Non solo coglie i paesaggi, la vita sociale, le architetture delle nostre città, ma anche ciò che facciamo e che fanno le persone intorno a noi. Allo stesso tempo ha anche la capacità di raccontare la storia della nostra nazione, degli italiani, le storie minime e la storia con la S maiuscola. Penso alle foto di Gianni Berengo Gardin, uno dei più importanti fotografi contemporanei che hanno raccontato la vita in Italia negli anni 50 e 60, oppure al suo reportage sociale sui manicomi, dove terribili condizioni di vita dei malati psichiatrici vengono documentate nel 1968 suscitando grande scalpore e attirando l'attenzione sul problema. La Direzione Generale Creatività Contemporanea, a proposito, sta svolgendo un progetto condiviso con un investimento di 275.000 euro proprio per la valorizzazione del patrimonio artistico e fotografico contemporaneo, e su questo ci impegneremo perché aumentino i fondi, distinto in due interventi complementari: l'implementazione del già avviato censimento delle raccolte degli archivi fotografici in Italia e la pubblicazione internazionale relativa proprio alle opere prodotte dalla Direzione Generale dal 2014 a oggi. L'esecutivo poi sta sostenendo fortemente la valorizzazione della fotografia. Visto il successo delle prime tre edizioni della strategia fotografia, che hanno visto complessivamente 93 soggetti beneficiari per un totale di quasi 4.300.000 euro di risorse assegnate, si è deciso di aumentare l'investimento portandolo in un solo anno a 2.700.000 euro. Da sempre andiamo e sosteniamo la filiera fotografica e i giovani fotografi. Grazie proprio a una delibera unitaria nel 2013, quando ero presidente della Commissione Cultura di Roma Capitale, insieme al collega Umberto Marroni del Partito Democratico, Roma avrà oggi un nuovo centro per la fotografia al mattatoio. Ci sono voluti purtroppo 10 anni, i tempi della burocrazia italiana sono questi, ma finalmente Roma avrà uno spazio specifico per la fotografia e gli archivi fotografici. E prima di avviarmi alla conclusione, accolgo positivamente il vostro punto e attenzione sull'intelligenza artificiale. Vedete, le nuove tecnologie possono rappresentare una risorsa e aprire nuove frontiere, anche per la fotografia, solo se adeguatamente regolamentata. Non dobbiamo certo avere un approccio luddista digitale, ma allo stesso tempo dobbiamo tutelare la creatività umana. E proprio in Commissione Cultura, insieme al collega Morese, abbiamo avviato dall'inizio della legislatura un'indagine conoscitiva sulla digitalizzazione dei settori di competenza. Inviteremo presto anche l'Associazione Identità Fotografiche in audizione per parlarci del loro punto di vista e ascoltarlo e registrarlo. Infine, nel congratularmi ancora per questo progetto, auguro a tutti voi un buon proseguimento dei lavori. Allora, grazie. Allora, vi leggo il messaggio del sottosegretario alla cultura, onorevole Gianmarco Mazzi.
Cari amici dell'Associazione Identità Fotografiche, mi dispiace non essere presente oggi al vostro incontro a causa di impegni legati al G7. Tengo però a inviare un caloroso saluto a tutti voi, al capogruppo di Fratelli d'Italia in Commissione Cultura, l'onorevole Alessandro Morese, al presidente della Commissione Cultura della Camera, l'onorevole Federico Mollicone, al direttore della DN Cronos, Davide Desario, al professor Fabio Torriero, ai fotoreporter Marco Ravagli, Marco Geppetti, Maurizio Riccardi e Maurizio Piccirilli. La fotografia è una parte fondamentale del nostro patrimonio culturale e identitario, è un'arte e contemporaneamente un potente strumento di narrazione che può testimoniare e illuminare la nostra storia, i nostri paesaggi, la nostra umanità, superando la parola per forza espressiva. Gli archivi fotografici in particolare sono una risorsa preziosa che dobbiamo tutelare e rendere accessibile alle future generazioni. In questa direzione il Ministero della Cultura è pienamente impegnato attraverso la Direzione Generale Creatività Contemporanea diretta da Angelo Cappello, ha stanziato 4 milioni di euro per i progetti di valorizzazione, conservazione e promozione dei nostri archivi fotografici. Vi auguro perciò un buon proseguimento dei lavori e sono certo che la vostra associazione diventerà un motore di cultura e innovazione. Saremo lieti di accogliere proposte e idee per future iniziative che possano contribuire alla promozione della fotografia italiana nel mondo. Un caro saluto con l'impegno a stare insieme a voi alla prima occasione possibile. Grazie. Allora, darei la parola a Alessandro Amorese. Sì, intanto buongiorno a tutti. Io chiamerei per un saluto la mia omologa in Commissione Cultura, la capogruppo del Partito Democratico, onorevole Irene Manzi. Grazie. Io devo andare. Ci vediamo presto. Grazie. Grazie di essere venuto. Sì, sì. Cellulare di Amoretti. Esatto. Grazie mille di essere qui. No, sono io che ringrazio voi e ringrazio in particolar modo il collega Alessandro Amorese per avermi coinvolta e per l'invito a questo momento e a questo incontro, appunto, che penso offra, tra l'altro, come anche il direttore ha ben rappresentato, ha individuato alcuni punti chiave, secondo me, che ben rappresentano, devo dire, il valore della fotografia, anche il ruolo che nell'immaginario di ognuno di noi. Pensavo questa mattina, appunto, pensando all'incontro, ci sono foto che ci richiamano immediatamente alla memoria dei momenti della storia o dei momenti anche del costume, quindi anche in situazioni meno differenti del costume del nostro paese o della storia internazionale, e lo fanno, appunto, l'arte della parola è in grado di suscitare in un tempo più dilatato delle sensazioni, delle emozioni. La fotografia ha un effetto immediato e dirompente anche in alcuni casi nell'emozionarci, e quindi penso che anche il meritorio lavoro che questa mattina viene presentato e viene illustrato, e anche ho letto anche dal materiale nella cartella stampa le sollecitazioni, se vogliamo, che vengono consegnate anche a chi nelle commissioni competenti svolge, appunto, un ruolo e cerca di farlo. Devo, appunto, ringraziare per questo anche Alessandro, provando a trovare, non sempre ci sono, dei punti di comune lavoro, di contatto. La indagine conoscitiva che è stata richiamata in questo senso ha un ruolo importante, anche, come ci ricordava il direttore, rispetto al tema dei deepfake, e quindi anche di un uso distorto, di come le immagini oggi, tramite degli strumenti, possono essere manipolate anche per suscitare delle emozioni, tra l'altro contraddittorie in alcuni casi e non sempre positive. Quindi è una riflessione sicuramente importante, ma andare a recuperare quella che è la storia, quella che è la memoria degli archivi fotografici, penso sia un'attività molto importante e soprattutto un'attività anche di divulgazione e conoscenza da rivolgere magari alle generazioni più giovani. Oggi, in effetti, con un telefono cellulare, per chi ancora come me si ricorda la vecchia cara macchinetta fotografica con il rullino, quindi con foto a livello non professionale, ovviamente, ma senza volere in alcun modo fare paragoni con professionisti, appunto, che con competenza e grande professionalità e arte a tutti gli effetti hanno catturato momenti molto emozionanti e importanti. Beh, appunto, oggi tutto sembra così semplice e immediato. In realtà l'arte vera nella foto non è quella della sua immediata esecuzione o riproducibilità, ma la capacità di cogliere con un occhio, appunto, attento il momento, l'attimo,
gesto che veniva ricordato, ma ne vengono in mente tanti altri, il momento appunto legato al ritrovamento del cadavere di Aldo Moro. Esatto, infatti ho sentito, l'ho ricordato proprio perché ero tra il pubblico a sentire. Quindi devo dire che è un'attività, la nostra commissione si occupa di cultura ma si occupa anche di istruzione in questo caso. Effettivamente promuovere e favorire anche una conoscenza, anche nelle generazioni più giovani, di quanto materiale, di quanta storia fotografica si ha alle spalle, c'è nella nostra storia, è stata capace. Qualche anno fa fu realizzata una bella mostra dei fotografi dal fronte della Prima Guerra Mondiale, quindi addirittura all'inizio, rappresentare quei momenti che di estremo dolore e di estrema sofferenza, anche come un momento di guerra rappresenta, coglieva molto, molto più di tante parole, diciamo, quello che è stato quel primo conflitto mondiale, quelle immagini dal fronte. Ecco. Volevo fare questo esempio proprio per rappresentare quanto in realtà lavoro ci può essere, quanto lavoro c'è da fare per promuovere, diffondere e valorizzare appunto anche la conoscenza degli archivi storici, degli archivi fotografici, quindi per fare un lavoro di conservazione, diffusione, divulgazione e memoria, mi verrebbe da dire. Quindi io ringrazio davvero Alessandro per avermi invitato, aver invitato anche gli altri colleghi a questo momento appunto di presentazione e di reciproca anche conoscenza, con l'auspicio davvero di poterci ritrovare e rincontrare anche nei lavori e nelle attività della nostra commissione, quindi nei momenti che poi potranno essere ad esse dedicati. Grazie. Io la ringrazio molto, anche perché la fotografia per noi fotografi, assolutamente, per infatti gli studiosi, la fotografia è oltre la politica, è oltre la storia, anzi documenta la storia, rimarrà sempre, quindi esatto. Per noi ecco, infatti, la dobbiamo avere delle linee comuni per la promozione. Grazie. Allora do la parola a Alessandro Morese. Allora, buongiorno ancora, grazie di essere qui così, tra l'altro numerosi, perché alla fine si tratta di una conferenza stampa e è stracolma. Come nasce un po' questa giornata da parte del sottoscritto? Io appena vengo eletto qua, io non vivo a Roma, vivo nell'Alta Toscana, chiaramente seguo le mie passioni quando nei ritagli di tempo e cerco di andare a visitare gli archivi. Io nella mia vita ne ho salvati tantissimi in Toscana e non solo. Io quando capisco che c'è un archivio in pericolo e sono ancora vivi i figli, i nipoti, i mogli, ex mogli, e non sempre c'è l'intelligenza, la passione, oltre di chi ha continuato effettivamente un mestiere del padre, del nonno, dello zio o della madre o della sorella, ma spesso questa cultura non c'è. Mi sono trovato quindi a spiegare, ed era una cosa per me surreale, spiegare perché non avrebbero dovuto buttare, per me era una cosa normale non averli dovuti buttare, centinaia di migliaia di diapositive negativi. Io ho visto sfiorare il macero interi sacchi di rullini. E quindi me la sono un po' posta come tra le varie, diciamo, missioni della mia vita culturale, prima ancora che politica. E quindi poi sono, insomma, entrato in contatto con alcune delle persone che sono qui, insomma, vedere in questa stanza, poter stringere la mano alle persone che hanno fatto tanto hanno visto la storia in diretta di questa città, che già è tanta, di questa nazione, di questo mondo, ma poi stringere la mano da chi l'ha documentata questa storia è un onore, è un'emozione. E il voler dare una mano a questa associazione è per me fondamentale, perché sostanzialmente mi pare di capire che si è data due grandi macro temi come missione. La prima, ne abbiamo un po' già sviscerato le intenzioni, gli obiettivi, quella di tutelare la fotografia italiana. Credo che ci sia una doppia questione in questo verbo tutelare. Intanto quello che ho appena detto, il rischio per vari motivi anagrafici di spostamenti, eredità, a volte non cultura di chi è successo nelle redazioni, i traslochi, insomma si sono perse montagne di documentazione fondamentale della nostra nazione, della cronaca, della vita sociale, dei processi culturali, e quindi il provare, e credo anche che ci riusciremo, insomma, mi perdonate se uso il plurale
come noi, ma insomma mi spoglio poi dalle mie, dalle mie appartenenze, ma poi l'altra grande missione in questo è far conoscere la fotografia italiana. Credo che ci sia una grande questione italiana nella fotografia nel mondo, perché a volte ci autocolonizziamo da soli. Io che nella vita faccio anche l'editore, giro un po', salone del libro, più libri più liberi ha già un aspetto più indipendente, quindi più interessante, le grandi mostre, tranne qualche italiano, diciamocelo, la maggior parte delle mostre in Italia vengono dedicate a grandi fotografi, per carità di Dio, francesi, americani, eccetera. Quando noi abbiamo la storia del fotogiornalismo nel mondo e spesso ce lo riconoscono nelle grandi nazioni della fotografia, dalla Francia in poi. E io mi sono chiesto, e gli amici che stanno a questo tavolo ci siamo trovati subito d'accordo su questo, perché non dobbiamo dare una risposta oggi, dobbiamo dare un futuro però a questo, cioè dobbiamo tramandare e tutelare questa grande realtà del fotogiornalismo italiano. E poi chiaramente dobbiamo parlare dell'attualità. Alcune delle persone che mi hanno preceduto parlavano della intelligenza artificiale, è sicuramente un grande tema, creare una fotografia dal nulla è sicuramente un grande tema. Io ho fatto un ordine del giorno, insomma sono contento che qualcuno l'ha ripreso, affinché si sappia dai giornali, dai siti web, eccetera, cosa è generato dall'intelligenza artificiale e cosa è generato dalla mano di un fotografo o di un giornalista o di un saggista, eccetera. Non per discriminare, ma quantomeno per conoscerlo, per saperlo. Poi ognuno deciderà se continuare a dare credito o meno alla tal testata o, diciamo, dargliene meno. Ma poi ci sono tanti altri temi. C'è il tema dei crediti fotografici, che secondo me è un vulnus forte che c'è in questa nazione, soprattutto, cavolo, in questa nazione. Cioè io il fatto che continuo a vedere quotidiani, continuo a vedere siti di quotidiani, di magazine settimanali, tutto quello che volete, che continuano a non inserire il nome del fotografo, questa cosa mi fa imbestialire, è una cosa che ho già fatto notare e spero che andremo fino in fondo a questa, che sembra una cosa di lana caprina, ma è il contrario. Perché c'è chi fa un mestiere e questo mestiere deve essere riconosciuto, e poi c'è anche la bellezza di vedere il proprio nome sotto, accanto, di lato, come vogliono impaginarlo, è uguale, ma con il credito esatto. E quando io leggo l'agenzia sono contento, ma magari se a fianco all'agenzia c'è anche scritto il nome del fotografo corrispondente sono contento, quindi c'è, cioè, nel senso, da cultore. Okay, da uno che qualcosa ha anche pubblicato quando avevo tempo. Ma è solo uno dei temi, dei macro temi della difesa, ma del rilancio poi alla fine. Non giochiamo solo in difesa, giochiamo in attacco. Quindi il fatto di far vincere una battaglia complicata alla fotografia italiana, devo dire alla fotografia in generale, è una delle missioni, è una degli obiettivi, è una fondamentali politiche culturali che secondo me vanno portate avanti. Quindi non mi dilungo, perché poi insomma avremo altri luoghi, altre cose a breve che stiamo organizzando. Quindi la chiudo qua, perché ci sono, insomma, già a questo tavolo persone fondamentali che vogliamo ascoltare. Grazie mille. Parole vere e sentite che tutti i giorni parliamo con i colleghi di questo tema e siamo veramente affranti per la carenza di queste citazioni, almeno dovute. E volevo ringraziare Angelo Piero Cappello, perché è stato anche citato più volte, proprio per tutto il lavoro che ha fatto in questi pochi mesi sulla fotografia. E siamo sicuri che siete molto sensibili al tema e che troveremo delle linee comuni per aiutare il settore completo della fotografia. Allora io vado un po' veloce, vi dico qualcosa sull'associazione. L'associazione l'abbiamo fondata con Marco Ravagli e Marco Geppetti, proprio pensando alla fotografia, sia la fotografia contemporanea, ai contemporanei, ai colleghi, le persone che stanno tutti i giorni in strada, sia i fotografi storici. Ci siamo accorti che purtroppo avevamo di fronte due realtà molto simili: avevamo i fotografi fantasmi
perché se fate la ricerca sui fotografi che tutti voi avete conosciuto, storici, non ci sono più neanche sul web, e i fotografi fantasmi giovani, che sono quelli che non sono citati sui quotidiani, sui giornali. Quindi non è una questione economica, è una questione di futuro per i giovani, cioè avere un nome non vuol dire avere un riconoscimento economico, alle volte non esiste neanche, però la visibilità fa sì che un'azienda, una personalità possa affidare poi in futuro il lavoro a quella persona e quindi farla crescere e farla diventare veramente un fotografo importante attraverso il risultato dell'immagine. Cioè un'immagine bella e significativa non può essere solo un'immagine con la didascalia agenzia Pinco Pallino, dietro c'è l'umanità, la persona, la cosa. Quindi noi abbiamo pensato che rivalutando gli archivi fotografici, rivalutando anche le figure scomparse dei fotografi, ci sia la possibilità di illuminare un po' il lavoro contemporaneo della fotografia. Pensiamo sia importante per questo far istituire, se possibile, un albo dei fotografi, ma soprattutto del fotogiornalismo, perché sono tutti nomi che scompaiono eppure hanno lasciato delle tracce importanti sui quotidiani e sulla storia di questo paese, ancora ripresi da TV, non citati e da altre cose. L'associazione non ha lo scopo di essere una cosa particolare, ha solo lo scopo di avere una forma di aggregazione, di creare dei percorsi condivisi con le altre associazioni sui territori, perché la fotografia è di tutti, il lavoro fotografico è importantissimo per tutti e c'è un riscontro immediato. Senza la fotografia, noi l'abbiamo chiamata identità fotografica, perché senza la fotografia noi non avremmo immagine, non avremmo identità. Forse i più ricchi avrebbero un quadro a casa, ma noi non ci vediamo. E come non ci vedremmo noi senza la fotografia, così non si vedrebbe lo spaccato sociale, l'evoluzione, tutto ciò che ha avuto un passaggio importante con delle foto immortali, nel senso che sono rimaste nella storia, sia della cronaca sia della politica. Per questo vado un po' più veloce, se no ci cacciano via. Allora, per questo noi vogliamo fare un'operazione di sensibilizzazione proprio per promuovere l'importanza, la conservazione e la fruizione degli archivi fotografici privati e anche con un occhio a quelli delle aziende, perché molte volte anche lì ci sono nomi importanti di fotografi e c'è una storia proprio dell'evoluzione sociale, culturale e industriale italiana. Per questo abbiamo bisogno appunto di avere dei spazi dedicati alla digitalizzazione, ai contenuti, alla fruizione. Pensiamo che ci sia la possibilità, in attesa di eventuale museo della fotografia, di cominciare a iniziare con dei musei virtuali della fotografia, del fotogiornalismo, per poi vedere se è possibile realizzare dei veri musei fisici della fotografia, magari anche multisettoriali. Però secondo noi un museo virtuale potrebbe intanto coinvolgere tante persone, anche tanti ministeri, il Ministero del Turismo e altri ministeri, anche per il discorso scolastico, nel senso, secondo noi la fotografia è una materia importantissima, andrebbe insegnata dalle prime classi elementari fino a crescere, perché aumenta la visibilità verso il contesto sociale, verso quello che non vediamo, mettendo un occhio nella macchina fotografica, come sanno i colleghi, si scoprono delle cose che passeggiando in strada non avresti mai visto senza una macchina fotografica. Quindi questo permette anche di avere un ampliamento visivo e mentale del contesto sociale e aiuta nei giovani, aiuta moltissimo. Per questo pensiamo a delle collaborazioni anche proprio con le università, con i centri di ricerca, con gli studiosi. E pensiamo che sia utile avere queste collaborazioni sul territorio, come dicevo prima, perché l'idea è quella di creare dei tour della fotografia, come il tour del vino, cioè creare dei percorsi espositivi, possibilmente in collaborazione con pubblico privato, con regioni, province, che possano mettere a disposizione le sale espositive e creare dei propri scambi su tutto il territorio, in modo di rendere appetibile proprio la fruizione delle fotografie e focalizzando anche sulle realtà locali, perché molte volte andiamo in giro per l'Italia, andiamo a vedere i musei, magari vediamo un museo dell'agricoltura con 4 foto e magari lì ci sono invece tantissime risorse fotografiche che non abbiamo visto. Lì potremmo trovare dei fotografi sconosciuti che invece hanno documentato veramente una parte importante del nostro paese. Quindi non vi voglio tediare di più. Nel senso, io penso che sia importante avere
un occhio attento a tutto quello che è stata e sarà la fotografia in Italia, perché dobbiamo molto, se noi abbiamo adesso una visione della fotografia un po' vecchia, un po' stantia, perché pensiamo agli archivi e alle cose, in verità lì c'è una macchina del tempo e c'è una rinascita nuova per il nostro paese. Lo vediamo anche attraverso i social, che usano moltissimo immagini storiche. Quindi io vi ringrazio, volevo solo fare un saluto al volo ai rappresentanti delle associazioni che sono riusciti a venire e anche a quelli che non sono riusciti a venire. Quindi ringrazio la presidenza della FIAF, grazie che questo è il perché non ci do più, l'AIRF, l'associazione di reporter fotografi, l'AFPA, che è la federazione dei professionisti associati, e l'associazione dei fotografi parlamentari, che è qui con il presidente e il vicepresidente, che ci fa molto piacere, perché noi purtroppo facendo questo... Sì, Stefano Carofei, aspetta che molto lo dico, Casasoli, Alberto, Augusto Casasoli. Ci fa molto piacere perché facendo questo mestiere noi ci sfioriamo per strada come le macchine, i motorini, ma non ci fermiamo mai. Quindi è un'occasione buona per fermarci su questi punti. Io vorrei dare la parola, se possibile, al professor Torriero e poi dopo vorrei un piccolo intervento di Marco Ravagli, Marco Geppetti e Maurizio Piccirilli. Se viene, la faccio venire al mio posto. No, vieni qua. Prego, professore. Attenzione all'acqua. Grazie per l'invito. Alcune brevi considerazioni. Nel mio percorso culturale, storico, personale, hanno sempre convissuto due anime, quella del docente di comunicazione politica e quella del giornalista. Poi devo dire, le materie che insegno alla LUMSA, media, società e politica, media, società digitale e democrazia, hanno fatto sintesi. Devo ammettere che all'inizio del mio lavoro, della mia vita professionale, io non consideravo i fotoreporter come importanti. Cioè, erano importanti, ma li consideravo come giornalisti, ai fini dell'esame, no, da professionista, li consideravamo un po' come parte esterna, in aiuto, in affiancamento, ma parte esterna. Invece devo dire che in realtà sono parte integrante di questo lavoro e anche su questo mi sono ricreduto. Tra l'altro, la materia proprio che insegna fa capire questo, che le immagini sono molto più efficaci dei testi scritti e che, come dice McLuhan, il mezzo è messaggio. E le foto, già è stato detto, sono un po' il nostro archivio, la nostra storia, la nostra identità e nel caso nostro il racconto italiano, i protagonisti, tutta roba che non può finire nei cellulari dei giovani, non può finire nei cassetti del passato, tra le foto ingiallite, e quindi c'è un problema di attualizzazione di tutto questo patrimonio. Io mi relaziono con i ragazzi di 20, 21, 22 anni e devo dire, questi non conservano più nulla, tutto si brucia e si consuma in un nanosecondo, e hanno le loro vacanze, le loro immagini, eccetera, stanno su questo cellulare, se poi salta il cellulare non hanno più niente, non hanno più nessun ricordo, non hanno nessun futuro. Io sono nostalgicamente legato a ciò che si tocca, a ciò che si vive, a ciò che si respira, il libro, la foto, ciò che si vede. E naturalmente il patrimonio fotografico deve seguire anche le regole tecnologiche dell'informatica moderna. E, ecco, non sono d'accordo con i fotografi e con il giornalismo fai da te, e oggi tendono ad assemblare tutti questi fotoreporter, tutti questi videomaker che girano, e in qualche modo mi rendo conto che questa è una professione moderna, sta andando in questa direzione, ma a maggior ragione ci vogliono delle regole. E, perché i social, guardate che stanno cambiando il paradigma del modo di pensare delle persone, si sta creando tutti i fatti di cronaca che vediamo, ci dobbiamo fare una grande riflessione, perché tutti i fatti di cronaca nera che vediamo sono molto legati anche a questa realtà parallela che vivono i giovani, questa incapacità di provare l'emozione, di viverla, di interiorizzarla e di esprimerla, perché questa realtà bipolare nella comunicazione è uno degli effetti
dei social, io questa è una materia che insegno, tra l'altro il mondo parallelo, la comunicazione bipolare, sono tutte cose molto, molto pesanti che purtroppo si vivono e stiamo vivendo. Quindi c'è bisogno di nuove regole, c'è bisogno di attività e di iniziative e soprattutto una grande riflessione con la politica per trovare appunto delle regole anche in relazione alla società futura. L'intelligenza artificiale, io non appartengo a quelli, giusta via di mezzo bisogna trovare, agli apocalittici della modernità, ma neanche ai mistici della modernità, che sono appunto quelli che va bene tutto. Io già mi fanno le tesi di laurea con l'intelligenza artificiale e quindi devo stare molto attento sul problema delle fonti, sul problema e di fatto ci prendono in giro a noi professori, perché una tesi su Musk fatta in 5 giorni, cioè era tutto, io stesso avendo scritto una ventina di libri, l'ultimo mio libro è un romanzo distopico, ho interpellato l'intelligenza artificiale, è uscito fuori, oltre a tutti i curriculum, tutto quello che io ho sempre postato pubblicamente, che sto vivendo un momento intimistico. Quindi chiaramente l'intelligenza artificiale sta vivendo, cioè ha elaborato un passaggio in più. E voi sapete, Chomsky, cosa dice dell'intelligenza artificiale? Che si tratta del più grande scippo di diritti d'autore. E il problema dei diritti d'autore, degli scrittori, degli autori, dei giornalisti, dei fotografi, credo che questo sia un problema, diciamo, comune. Un ex ministro come Cingolani ci ha detto che l'intelligenza artificiale è superiore a quella umana perché non è emotiva. Quindi questo c'è un grande dibattito che dobbiamo vedere. No, certo che è discutibile, è ovvio. E anche perché, voglio dire, poi in realtà tutto si traduce in un ristretto gruppo di persone che gestiscono ciò che va detto e ciò che va postato. E, allora, sono perfettamente d'accordo con questa iniziativa organizzata dall'identità fotografica. Bisogna fare rete, sensibilizzare i soggetti interessati per salvaguardare la cultura fotografica. E quindi sia i musei virtuali e fisici, sia la fruizione di archivi digitali privati, sia la formazione ai tour fotografici nazionali. Io, per quello che riguarda la mia università, sono a disposizione per trovare delle piattaforme, delle forme di collaborazione nell'interesse collettivo. Grazie. Scusate, ho un incontro al dipartimento, per meno male che mi avete fatto parlare ora, chiedo scusa se mi assento. Grazie. Grazie. Grazie al professor Torriero. Volevo fare io soltanto due cose. Una riguardo anche un punto che ho saltato, ma era relativo all'intelligenza artificiale, cioè noi pensiamo che bisogna intervenire il più presto possibile per appunto trovare delle linee guida per il riconoscimento delle vere fotografie dall'intelligenza artificiale, e perché fa parte del lavoro umano. E una riflessione che ho fatto è che l'altra settimana al G7 il ministro Calderone ha detto proprio che bisogna trovare una via all'intelligenza artificiale che sia umanocentrica. Ecco, l'immagine, il lavoro dei fotografi, gli uomini, il ritorno in immagini che siano pure sono umanocentriche, altrimenti siamo cibernetici soltanto. Ecco, volevo dare la parola a Maurizio Piccirilli. Grazie, benvenuti a tutti. Allora, è stato detto molto. La cosa che mi piace sottolineare e cercare di ancor più diciamo, rafforzare nelle menti di tutti e soprattutto della politica è cercare di uscire da questa logica della fotografia figlia di NN. Cioè queste foto che non esistono autori, non esistono chi di fatto le ha realizzate molto spesso con sacrificio, con sudore e a volte anche con rischio. Questo è importante, così come è importante, e sono contento che l'onorevole Amoroso è un appassionato di questa materia, è gli archivi. Noi siamo già fortemente in ritardo. Moltissimi archivi dei giornali storici italiani sono di fatto scomparsi. Non esistono più. E identità fotografiche vuole proprio questo, che sopravvivano e si prenda conoscenza dei tanti archivi dei fotografi, dei singoli fotografi, che sono un patrimonio immenso, perché sono l'affresco di una società,
Stiamo parlando di quelle foto che dal dopoguerra in poi fino all'era del digitale non sono manipolabili come le foto di oggi. Sono foto vere in tutti i sensi, sono foto che oltretutto rappresentano anche artisticamente una realizzazione di quella che è la creatività dell'uomo, perché è stata realizzata con l'impegno, come diceva Cartier-Bresson, del cuore e del cervello, e soprattutto poi c'è tutto quel lavoro che c'era nella camera oscura, in tutto quel lavoro che è di fatto, come diceva anche il professor Torriero, è praticamente sconosciuto ai giovani, alle nuove generazioni. Tutti questi archivi, questo patrimonio che c'è, siamo contenti della sottolineatura del presidente Mollicone sulla presenza, soprattutto a Roma, di questi spazi per la fotografia, ma questi spazi della fotografia devono essere anche possibili di essere usufruiti da tutto questo materiale, che è un materiale eccellente anche se poco conosciuto. Di questi fotografi, qui abbiamo tre figli d'arte che hanno oltretutto il patrimonio dei loro padri e anche il loro molto importante, ma ci sono anche altre centinaia di fotografie, di archivi, di fotografi che meritano perché sono un patrimonio della nostra nazione, che prendano luce. Grazie. Grazie a Maurizio Piccirilli. Volevo solo salutare Paolo Masini, che è il presidente del Museo dell'Immigrazione e Immigrazione Italiana a Genova, e anche lì abbiamo delle fonti storiche fotografiche immense che il museo ha messo in mostra. Allora, un saluto al volo da Marco Ravagli. Sì, un saluto e... perché ci dobbiamo lasciare la sala. Ciao, andiamo. No, due cose vuoi dire? Dai, devi accendere il microfono. Io sono figlio di un fotografo, Piero Ravagli, che qui molti conoscono. Dico una cosa semplicissima, l'unica cosa che, cioè, oltre ad insegnarmi la fotografia, quello che mi diceva era l'archivio, archivio, 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 tienilo aggiornato, sempre in ordine, in maniera che tu troverai sempre le foto. E questo è quello che io sto facendo, e quello a volte dico anche ai fotografi colleghi, specialmente quelli giovani, che invece vedo che molti un po' lo tralasciano, quindi... Non è una critica, però insomma è una cosa che alla lunga poi, come diceva mio padre, alla lunga poi ti servirà. Grazie. Ecco, lasciare tracce è importante. Marco Geppetti. Allora, vi ringrazio, mi sbrigo. Purtroppo io volevo citare un po' di, proprio parlare un po' della storia di questi fotoreporter. È il nostro destino che i fotoreporter purtroppo non possono essere citati, perché giustamente abbiamo tempo. Quindi volevo fare un po' la cronistoria. La grande storia, cioè i grandi nomi, io su questo noi battiamo. Cioè, qui stiamo parlando di gente come Tazio Secchiaroli, che non è inferiore assolutamente a Cartier-Bresson, come non è Pierluigi Praturlon, della grande fotografia di cronaca. Nel 1966 viene formata l'AIRF, qui abbiamo dei membri dell'AIRF attuale che ringraziamo e siamo onorati. C'è Andrea Nemitz, che è uno dei soci fondatori, fare un applauso a Andrea Nemitz, sta lì dietro, si nasconde, ma è stato uno dei grandi padri del fotogiornalismo. Andrea Nemitz, insieme a Maurizio Bizzicari e Uliano Lucas, scrive nei primi anni 70 L'informazione negata, un testo meraviglioso che fa capire la grandezza di questi fotoreporter. Senza parlare del mondo dei paparazzi, i paparazzi che in realtà sono stati quasi valutati come una fotografia minore, sono quelli che umanizzano i grandi divi. È una fotografia, ricito appunto Tazio Secchiaroli, che ovviamente Carlo Riccardi, Marcello Geppetti, mio padre, fanno una fotografia che praticamente viene considerata all'estero come un nuovo modo di fotografare l'attualità, considerati alla grande all'estero. Qui in Italia mancano a volte gli spazi. Lo stesso Tazio Secchiaroli, che ripeto è un fotografo a livello mondiale, non sta trovando adesso, non stiamo trovando delle sponde per far conoscere questi grandi professionisti. Ripeto, c'è questo testo importantissimo di cui Nemitz è uno degli autori, che fa conoscere
questa fotografia che cambia negli anni 70, questi fotografi, Maurizio Piccirilli ne è una testimonianza, stanno in mezzo ai proiettili, stanno in mezzo a ciò che cambia, stanno di mezzo a Aldo Moro che viene trovato dentro la Renault, e Maurizio Piccirilli è uno degli autori che giovanissimo va su un balcone e scatta questa fotografia. Si trovano in mezzo agli attentati, si trovano in mezzo veramente a qualche cosa che cambia. Nel 1976-77 riescono a far passare una battaglia che fa proprio l'AIRF con Maurizio Piccirilli, Andrea Nemez, Marcello Geppetti e tutti quanti, sono tutti passati per l'Associazione Italiana dei Porter Fotografi, questa grandissima associazione, riescono a far entrare una battaglia con gli editori, però appoggiati dai direttori dei giornali, riescono a far entrare la categoria dei fotografi nel mondo del giornalismo, quindi riescono a entrare nell'ordine dei giornalisti, una battaglia veramente storica che riescono a fare. I nomi sono tanti, i nomi sono importanti su tutti i livelli, c'è Gioia, penso a Giuseppe Botteghi, quello che ha fatto in televisione, veramente ci sono dei nomi meravigliosi che devono essere conosciuti, dei nomi a livello, ripeto, internazionali, qualcuno è conosciuto, qualcuno meno, qualcuno per niente, ci sono veramente degli archivi che sono sotterrati, che non si trovano più, che sono persi, c'è un lavoro di ricerca su dei nomi importantissimi. Finisco con questa frase che si dice appunto, la fotografia mostra ma non dimostra, se c'è dietro un grande autore, un grande nome, qualcuno che ha dato la vita per questa professione, la fotografia dimostra anche, perché c'è veramente quello che hanno dato degli artisti senza tempo. Grazie. Allora, grazie, volevo solo ringraziare Angelo Palma, perché loro con la loro associazione Foto Promemoria tantissimi anni fa, insieme anche a Gioia Bottega e Piero Ravagli, avevano già fatto delle proposte molto importanti per la fotografia. Grazie. Devi spingere, però abbiamo un po'. Ah, vabbè. Volevo intervenire, è tutto bello, queste cose le sento da più di 40 anni, insomma, quindi c'è solo una cosa di cui mi sono sempre occupato a livello della Federazione della Stampa, oltre 30 anni fa. La normativa, se non si riesce a cambiare con un rigo il concetto di fotografia che ancora è scritto sulla benemerita legge 633 del 39, in cui si distingue la fotografia fra foto di cronaca e opera fotografica, non se ne esce, che gli archivi verranno massacrati. È stata una battaglia anche per Tony Gentile. Esatto. Allora, la cosa, ci fu un non so dal punto di vista tecnico, Veltroni come ministro della cultura fece, credo, un emendamento, non so che cosa, alla normativa sul riconoscimento come bene culturale, che la estese dallo scritto al visivo. Allora, noi e questo ha permesso a circa 15, a Roma eravamo 7 o 8, di usufruire, facendo una procedura con la sovrintendenza archivistica del Lazio, molto rigorosa, di usufruire di questa normativa, per cui Pizzi, per esempio, ha vinto già un paio di cause, perché lui è tutelato da questa norma, che estende a 70 anni il diritto d'autore. Allora, o noi facciamo prima questo e poi facciamo tutti gli altri discorsi, se no tutte le cose meravigliose che ci siamo dette, che ci potremmo dire, non servono a niente. Volevo dire all'onorevole, come ha detto Maurizio, oltre 20 anni fa facemmo questa associazione con 7-8 fotografi e stimammo allora che avevamo circa 10 milioni di foto in archivio. Io sostengo che a Roma, facendo un censimento, trovandoli, tanti archivi purtroppo sono andati persi, ma molti ancora ci sono, ci saranno circa 50 milioni di foto. Sì, sì, sì. E allora, guarda, Roma potrebbe diventare un centro mondiale della fotografia romana, fotografia italiana messa bene, ma c'è una specificità romana della fotografia. Non è solo la parola paparazzi che vuol dire poco, è la specificità romana del modo di fare la fotografia che hanno copiato tutti voi. All'estero, i francesi soprattutto. Quindi Angelo, o facciamo la normativa, caro onorevole, o facciamo questa normativa, ci potremmo anche rivedere. Io prendo l'impegno di dare fastidio all'onorevole Amorese su questa cosa. No, non se ne esce.
E quindi comunque grazie Angelo, è importantissimo quello che hai detto. Colgo l'occasione di salutare Pizzi e Barillari che non hanno partecipato, ma noi li abbiamo invitati. Ringrazio tutti voi, è stato veramente un piacere, soprattutto avere di fronte i visi amici e colleghi. No, ma grazie a Alessandro Amorese, io non mi sono dimenticato di ringraziarlo, ma che è stato veramente l'anima di tutta questa cosa. Quindi grazie veramente Alessandro, all'onorevole Alessandro Amorese. Grazie.